Bentornati a The Buds. In questa puntata parleremo di due autori eccezionali. La prima è Emma Donoghue. Non ha bisogno di molte presentazioni. È l'autrice di The Room, film candidato a 4 Oscar, e grandissima scrittrice irlandese. Con questo romanzo tocca un argomento che dimostra la sincronicità degli scrittori. Nel 2018 Donoghue si mette a scrivere il romanzo per i 100 anni dell'influenza spagnola, la grande epidemia, l'ultima pandemia che il mondo abbia conosciuto sino a quel momento. Poi nel 20 arriva il Covid e rende ancora più attuale questo libro con tutto quello che conosciamo, che abbiamo vissuto sulla nostra vita. Ma il libro non è la cronaca di una pandemia, cosa che abbonda nel quotidiano nostro. Il libro è la storia di 3 donne, di 3 figure femminili molto forti. Si svolge su 3 giorni, quindi un arco classico, all'interno di un reparto di maternità di un ospedale. Siamo nel 1918, sul finire della Prima Guerra Mondiale, con tutte le privazioni e i problemi che questo determina nella vita di chiunque. In questo reparto di maternità, ad aiutare la dottoressa, arrivano 2 figure femminili molto importanti. Una giovane orfana, che non sa neppure quando è nata, e una dottoressa, che già lavorava in ospedale ma viene trasferita nel suo reparto. Questo personaggio è ispirato alla figura di Kathleen Lee, attivista irlandese, ricercata dalla polizia, e che anche nel romanzo ha qualche problema con le forze di polizia inglesi. Bene, in questi 3 giorni, in questo ambiente, queste 3 figure dirompenti ci faranno vedere come anche in mezzo a queste avversità la vita continua a vivere e va avanti. Era, come vi ho detto, un romanzo nato per celebrare il secolo dall'ultima pandemia, e credo possa essere un romanzo perfetto per celebrare la fine della pandemia che stiamo vivendo in questo momento. E l'altro scrittore è il barcellonese Sergi Pàmies, un barcellonese strano, perché in realtà nasce a Parigi. Perché nel 1960, quando Sergi viene al mondo, in Spagna c'è ancora il regime di Franco. I genitori, padre e madre, sono 2 dirigenti comunisti e quindi vivono in esilio. Questo è un dato importante che segna la vita e la prospettiva del mondo di Sergi. L'arte di portare il soprabito è un libro, non direi di racconti, è un libro di appunti di vita. Attraverso la fiction, Sergi ricostruisce un'epoca che va da quella dei suoi genitori, quindi dai metà degli anni 60, sino ai nostri giorni. E la ricostruisce attraverso il filo conduttore del rapporto padre-figlio. Padre-figlio, dove nella fase iniziale lui è il figlio, e poi diventerà padre, diventerà anche amante e compagno di Anna, nel particolare di questo romanzo. E continuo a definirlo romanzo perché questi appunti di vita, letti tutti d'un fiato, costruiscono una vera storia. Una vera storia caratterizzata da quello che è la caratteristica della scrittura di Sergi, che è l'ironia. Forse perché è nato all'estero, forse perché i catalani e i barcellonesi sono così, ma vi è un humor britannico nel suo modo di scrivere. Una punta amara, ma molto divertente. Anche la situazione più drammatica viene sdrammatizzata con una battuta, con un aggettivo, con una immagine che capovolge completamente la situazione. Ad esempio, da bravo culé, come si chiamano i tifosi del Barcellona, lui in un passaggio recita che i miti non andrebbero mai visti da vicino, andrebbero sempre visti da lontano, perché una volta conosciuti possono procurarci delle grandi delusioni, con un'unica eccezione. Johan Cruyff, il grande cacciatore del Bar, dell'Ajax e del Barça, che lui ha conosciuto personalmente perché ha scritto una biografia di Johan Cruyff, e al di là del fatto che sia vero o meno, ci ricorda che di tutti i miti ce n'era uno che valeva la pena conoscere, ed era lui, il re del pallone. Thank you.
Donahue, the author of The Pull of the Stars. And although I published this novel during the COVID pandemic, and the inspiration was nothing to do with that. It was back in October 2018, which was the 100-year anniversary or centenary of the Great Flu, that I got the idea to write a novel about that pandemic. And at the time, it didn't seem to have any relevance to today, except in that I think any historical fiction, if you go in as deeply as you can and try and really figure out what life was like for people then, you're going to write about what life is like for people now. So one thing that interested me about the flu pandemic of 1918 was how little we seem to remember it. It seemed to get overshadowed by that world war that was going on at the same time. So I thought a novel about that pandemic would be a really interesting way of looking at very modern lives, urban lives, busy lives on trams and trains and cars, suddenly having to grind to a halt because everybody was so terrified of this new mystery illness. And in many ways, things were even scarier back in 1918 because the state of science was not at all as advanced. So they didn't know what they were dealing with. They didn't know that it was a virus rather than a bacterium. They didn't even know what a virus was. And above all, they didn't know how to prevent themselves from catching this appalling new illness that was cutting down typically adults in their 20s and 30s rather than the people who are usually the victims of respiratory disease. So in a way, I wanted to write a historical novel with the kind of atmosphere of a science fiction or post-apocalyptic novel, almost. The fact about the pandemic of 1918 that really hooked me was that women in late pregnancy or early after childbirth were the most likely to catch it and the most likely to have terrible side effects. So I found this really interesting because I thought a novel set in a maternity ward would act as a kind of intense space for women, a very heroic space, a space of suffering, kind of equivalent to those trenches during World War I, which we think of as, you know, telling those tragic stories of young men bonding under pressure. So I thought a novel in which the women who have to give birth and the childless women who are helping them give birth are brought together in a kind of, you know, warfare and would bond astonishingly fast, and it would be in a unique kind of space. Ever since my novel Room, which was set in a locked room where a small child is growing up, I've been asked why I write so much about confined spaces. So in The Pull of the Stars, nobody's literally locked up, but it's a very claustrophobic little three-bed ward for women who are in a sense trapped there by giving birth, and just as the staff are trapped there doing long, long, grueling shifts with not enough people to help them. And I suppose one thing I love about these spaces is that people get to know each other astonishingly fast, and everything they say to each other becomes part of their kind of common shared repertoire of jokes and references. And under that kind of pressure, people have to show themselves what they're really like quite quickly. I suppose it's just a very intense place of bonding and an intense test of character. So that's one reason I like to limit my character's freedom of movement, is that you get an amazing kind of intensity of effect. I didn't put anything into The Pull of the Stars that was really about COVID, even though I was doing the final copy editing in those early months of the pandemic. I really didn't need to, because I think when you write about how an illness hits a society in any era, you're probably going to end up asking the same questions, such as, you know, how mixed are the motives of politicians who are trying to keep morale up or hide what they've done wrong or pretend that their country is doing better than other countries or, for instance, blame the victims? We see all those same patterns today. And I think one thing that made The Pull of the Stars so relevant to COVID is that it's really all about the social and political elements of health. You know, the idea that it's really not entirely random who gets sick. It's all about those choices we've made about people's health in the decades before, and the people we've chosen to make work in dangerous jobs or in crowded conditions or without enough food or without enough healthcare. So really, I think exploring any illness in the past, you're going to come across those same sort of dark secrets. Any pandemic novel that's worth its salt is going to be a kind of an x-ray of its society. So that's why a story that's really all about the flu pandemic of 1918 turns out to be so relevant to COVID.
Ho sempre usato i libri che ho scritto per spiegare la realtà. Con l'arte di portare il soprabito, uso invece la realtà per costruire della fiction. Tutti gli elementi del libro sono la rappresentazione di fatti realmente accaduti, ma sono organizzati con l'ambizione di convertirsi in fiction. Di fatto, io sono sempre più convinto che la fiction sia la chiave migliore per spiegare la realtà. Quando ho scritto "Non sono nessuno per darti consigli", per esempio, parlo di fatti realmente accaduti. Quando Jorge Semprún viene espulso dal Partito Comunista Spagnolo, l'ultimo dirigente a parlargli è proprio mio padre. Quando poi Semprún scriverà la sua biografia, sarà molto severo nei suoi confronti. In quel momento io avevo 17 anni e come ogni adolescente che si rispetti, stavo uccidendo mio padre. Fui molto duro con lui e questo racconto è il mio tentativo di far pace con mio padre attraverso la letteratura. Tutti i fatti narrati del racconto sono reali, ma sono messi insieme in un modo letterario. In Eclissi parto invece da un fatto reale, la mega festa per i 50 anni di un famoso DJ di Barcellona, per finire poi nel surreale, ma è l'unico caso presente nel libro. In bozza di relazione per un ipotetico congresso di separati, quando spiego la mia personale teoria sulle relazioni di coppia, non invento nulla, parto da mie convinzioni radicate, che inserisco però in una struttura al limite del grottesco. Il titolo e la copertina del libro sono un chiaro riferimento all'eleganza, allo stile. Ci sono persone eleganti e altre meno. Io, ad esempio, sono universalmente considerato una persona non elegante. Incomprensibile, ma è così. Il soprabito è l'indumento che meglio rappresenta il XX secolo. Camus, Humphrey Bogart, Vittorio Gassman, Jean Gabin, Alain Delon, Yves Montand, George Sanders, Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant e Richard Burton, tutta gente che sapeva portare il soprabito. Ho trovato divertente l'idea di dividere il mondo tra quelli che sanno portarlo e quelli che no. Quando ero bambino avevo un'idea totalmente idealizzata del soprabito. A casa mia, all'epoca della clandestinità, lo indossavano tutti. Io ero convinto che fosse una specie di uniforme dei buoni. Poi, col tempo, ho visto che anche Stalin e Hitler lo indossavano e ho capito che l'abito non fa il monaco. Resto convinto che, nel bene e nel male, però, il soprabito e la sua eleganza definiscano il XX secolo meglio di qualunque altro simbolo. Non ho alcun rimpianto per il passato e noto che mio figlio di 25 anni, a differenza mia, potrebbe indossare un soprabito con assoluta eleganza, ma non gli interessa. Oggi è tutto più complesso, più veloce. Prima era sufficiente indossare un soprabito per definirsi. O almeno così ci sembrava. In questo libro parlo anche dei miti che ognuno di noi costruisce sapendo già che le idolatrie nate durante l'infanzia e l'adolescenza non vengono mai confermate dalla realtà. Eccezione fatta per Johan Cruyff. Ho avuto la fortuna di lavorare con Cruyff. Un suo libro intitolato Mi piace il football. Scrissi il prologo e ne fui l'editore. Così conobbi il mio idolo. E beh, lui non si discute. Resto convinto che Cruyff avesse ragione anche quando non aveva ragione. Il libro è stato pensato con tre finali possibili. Un finale aveva come oggetto la figura dei miei genitori, una storia d'amore molto lunga e molto intensa, e poi la fine delle responsabilità verso i figli ormai adulti e indipendenti. Mi piaceva però l'idea di un finale che parlasse della felicità, del desiderio di ognuno di noi di regalare la felicità a chi è accanto e anche dell'incapacità di riuscire a dare questa felicità. In fondo anche lo scrittore vuole regalare al lettore quel momento di felicità. Io mi auguro di essere stato meglio nella vita reale rispetto al mio io narrante. Infine voglio sottolineare l'eccellente lavoro di Francesco Ferrucci, che ha tradotto il libro. Francesco è una persona piena di entusiasmo, ma è juventino, ha riportato che nessuno è perfetto.